Buongiorno ragazzi. Allora, facciamo questo video per far capire un attimino alcune differenze tra due coltelli molto simili, perché sono simili ma non sono uguali. Ora ve le spiego. Questo è il bosniaco, coltello bosniaco. Questo è il Kamakata. Ho preso come riferimento due Brute de Forge, così almeno siamo quasi sulla stessa onda. Kamakata, come sapete, disegnato da noi, realizzato da noi, e lo possiamo personalizzare come volete. In questo caso è di un cliente che lo ha voluto con il manico in olivo e noi l'abbiamo fatto con il manico in olivo. Qui il bosniaco è fatto in serie, quindi possiamo anche personalizzare o realizzare un bosniaco. Però ecco, ora vi faccio capire le due differenze essenziali. Come potete vedere, il bosniaco, se lo sovrapponiamo, è con la stessa altezza ma più corto, di almeno 3 cm. Quindi qui abbiamo una lama da 17, qui da 21 cm. Un'altra differenza sostanziale, pur avendo gli stessi spessori gli acciai, vi faccio notare una cosa. Allora, prendiamo il bosniaco, lo andiamo a pesare. 494 grammi. Prendiamo il Kamakata, 406 grammi. Pur essendo più lungo, pesa meno per differenza degli acciai, quindi questa cosa ne vale molto sull'utilizzo, perché avendo comunque gli stessi spessori ma un coltello molto più, a mio avviso, bilanciato, mentre abbiamo qui il bosniaco che tende a scendere di punta perché essendo molto più pesante. Ragazzi, 90-100 grammi su dei coltelli di queste grandezze, di queste imponenze, non sono pochi, si sentono. Quindi l'altra particolarità del Kamakata è il fatto di avere questa sorta di punta di rientranza, così volutamente disegnata, perché in caso di lavorazioni di punta possiamo anche andare a lavorare con la punta e basta. Credo di avervi detto tutto. Comunque, entrambi i coltelli li trovate sul nostro sito coltellaiomatto.com. Per le prossimi feedback e video parleremo anche di altri coltelli. Sì. Ciao ragazzi, buona giornata.